Questa è la storia di un fuorilegge, uno di quelli che farà parlare decine e decine di contee durante la fine del vecchio West. Il suo nome è John Marston, protagonista di Red Dead Redemption, e questa è la sua infanzia. Tutto ha inizio nel 1873, nel nord degli Stati Uniti. John è appena nato. Nel suo sangue scorrono tuttavia cellule scozzesi. Sì, perché il padre era un immigrato dalla Scozia, un analfabeta, arrivato in America grazie ad una barca che arrancava a fatica nel vento impetuoso e tra le onde assordanti, verso New York, una terra promessa. La madre invece era una prostituta. Sappiamo pochissimo di lei. Purtroppo non riuscirà a stringere il neonato. Morirà immediatamente in seguito al parto. John inizialmente visse con suo padre in un quartiere povero all'interno di un edificio a più piani con alloggi angusti e scarsamente ventilati. Passavano le giornate di tempo libero a parlare, tra la neve e quel piccolo fuoco a scaldarli in quelle notti fredde, fino ad arrivare a cercare uno spiraglio di vento estivo dalla veranda rotta sul retro di casa. Suo padre amava la Scozia. Ne parlava sempre e le sue esperienze di vita, i suoi racconti saranno la culla d'affetto più dolce che ci potesse essere per John. Tuttavia, suo padre, appena il nostro piccolo protagonista chiuderà le palpebre per dormire, uscirà da quella casa per qualche ora e succederà ogni notte. Chissà cosa faceva. Raccoglieva una parte di quei piccoli centesimi che aveva racimolato il giorno stesso. Infilava i suoi camperos rotti sulla suola e via, verso l'uscita. Succederà fino a quando John non avrà compiuto 8 anni. Il bambino sapeva benissimo che suo padre uscisse di notte, ma non gli interessava. Ogni giorno al risveglio, tanto, lo ritrovava al suo fianco, con un bicchiere d'acqua fresca ad aspettarlo. Purtroppo, però, un giorno si sveglierà. Il bicchiere stavolta non è lì. La fredda e sporca mano scozzese del suo unico genitore non passerà sulla sua fronte, tra i suoi capelli. Quel bicchiere rimarrà per sempre vuoto. Non avrà più quel risveglio abitudinario e lo rimpiangerà. Suo padre, infatti, morì quella notte in seguito ad una rissa in un bar a sud di Chicago. Non si sapranno mai le circostanze della sua morte, né chi fosse l'assassino. D'ora in poi, John è solo, all'età di 8 anni. Ah ragazzi, scusate l'interruzione. Se vi fa piacere supportare il mio lavoro, vi chiedo con grande umiltà un mi piace, un commento o un segui, altrimenti non fa niente. Grazie lo stesso. Ora continuiamo con il racconto. Successivamente fu mandato in un orfanotrofio. Era un bambino ribelle. Ce l'aveva con il mondo, non sopportava l'idea che potesse aver perso l'unica persona che amava e con cui trascorreva le giornate, in quel modo, senza poter sapere nulla. Era un piccolo bambino, ma certe cose della vita, purtroppo, le comprese ben presto. Riuscì a scappare dall'orfanotrofio, senza farsi vedere, e cercò di vivere alla giornata, per strada. A 11 anni commise il suo primo omicidio, sparando ad un uomo. Pensate che a distanza di anni e anni, ormai adulto, continuerà a ripetere che quella volta non fu colpa sua. Però non abbiamo altri dettagli su questo. Ormai raggiunto il limite della sua sopportazione, con i piedi scalzi e feriti dalla quantità di ore di camminata che ogni giorno portava dietro le sue spalle, vuole derubare quei benestanti proprietari di alcune case. Non ha paura. D'altronde è cresciuto come un lupo. Un bambino randagio. Il dolore sotto ai suoi piedi svanì in un istante e l'istinto di sopravvivenza riempie la sua materia grigia in un battito di ciglia. E no, stavolta il piccolo John è stato beccato. È stato beccato da questi proprietari benestanti e finirà male. Chiuso in una stanza da chi lo colse sul fatto, riuscì ad origliare da quella sporca porta di legno cosa stessero progettando per lui: impiccarlo. All'improvviso, però, un uomo dalla stanza accanto si fa sentire.
Sembra avere degli stivali perfetti e curati che scandiscono un rumore netto e pulito sul suolo a rintocco con il legno. Ne fa una battaglia personale, vuole fermare questa impiccagione. Riuscì a convincerli e la porta improvvisamente si aprì. John davanti a sé ha un uomo. Il suo nome è Dutch. Dutch Vanderlind. E da quel momento sarà sotto la sua protezione ed inserito nella sua banda. Una banda di cui sentiremo parlare per diversi anni. Ma questa, come vi dico spesso, è un'altra storia e che un giorno approfondiremo. Conobbe la sera stessa gli altri componenti di questa banda, un certo Osea, un certo Arthur ed una donna chiamata Susan. Questa banda diventerà una famiglia e John uno dei suoi figli. Una famiglia surrogata con Dutch come figura paterna. Insieme ad Osea, Dutch insegnò a John come leggere, sparare e cacciare, tra tempeste, cadenza di tiro e giornate primaverili. Una nuova vita che lo porterà giorno per giorno alla preparazione e all'insegna del libero arbitrio. Una libertà da cui un giorno il piccolo, grande John farà di tutto per scappare.